possesso del pallone. Si spinge loro in avanti la Sampdoria con il tiro diretto. Sono 3 contro 3 adesso nel contropiede, si trovano molto bene, non c'è fuorigioco in profondità. Il numero 8 supera di gran classe il portiere e sblocca la partita. L'ha messa dentro Scibilia, 1-0. Alto il pallone per il colpo di testa al limite dell'aria, buona coordinazione, fuori davvero di pochissimo, sopra la traversa. Contropiede per il Liverpool, si è liberato sulla destra, servito in questo momento il numero 11 che prova la conclusione, traversa per Muroni. Lo stesso Lodi sul punto di battuta con il destro a chiamare alla respinta Gianferro. Il mancino potente respinge sulla linea ancora Petrucci, doppia parata per lui. Morbido con il destro in avanti, carica sul portiere, qui stava per rendersi pericoloso di testa. Nuovamente Bolivar a servire corto, questa volta Agnew. C'è Bolivar sempre vicino a lui, c'è possibilità per il tiro e con la punta raddoppia la Sampdoria, si allontana da Liverpool. La direzione non arriva, ci riprovano allora e qui è bravissimo a volare il portiere Gianferro. Di Francesco con il mancino a superare la barriera, alto però. Bruschi, Lodi ha spazio per il suo destro. Non si passa ancora una volta. Un balzo sulla schiena qui di Gianferro. Cioè, favorisce intanto la ripartenza. Uno contro uno contro il portiere con il pallone che sfila ad un soffio dal palo del Liverpool. Con qui l'interno sulla traversa. Controllo con un braccio, non secondo l'arbitro. E allora con il destro all'ultima occasione dell'incontro. Incontro che per 2-0 la Sampdoria si porta a casa superando il Liverpool nella finale di Champions League di Io Cup.